Roma era stata fondata, aveva le sue mura, il suo re, i suoi iura, le sue leggi, e il suo senato. Prometteva grandezza e potenza, tutto però poteva finire assai presto, nel tempo di una generazione. A Roma non c'erano donne e senza di loro nessuno avrebbe avuto dei figli. La città così non aveva futuro. Era il momento di procurarsi le spose e bisognava fare tutto per bene. Per la penuria di donne, questa grandezza era destinata a durare una sola generazione. Allora Romolo inviò ambasciatori alle genti limitrofe per stipulare un trattato di alleanza e per favorire la celebrazione di matrimoni. Nessuno però vuol dare le proprie figlie in sposa ai romani e gli ambasciatori tornano a mani vuote. Così Romolo decide di procurarsi le ragazze con un trucco. Organizza una festa popolare con dei grandi giochi a cui invita i popoli vicini, tra cui i Sabini. Quando si è radunata una grande folla, Romolo va a sedersi in prima fila. È quello il segnale che i giovani romani aspettano per dare il via al ratto delle Sabine. La gioventù romana si mise a correre all'impazzata per rapire le ragazze. Molte finivano nelle mani del primo in cui si imbattevano. Quelle che spiccavano sulle altre per bellezza erano destinate ai senatori più insigni. A parte questo dettaglio maschilista che le più belle se le prendono i più ricchi e i più potenti, le stime sul numero delle ragazze rapite variano già nelle fonti antiche. Si passa da un minimo di 30 a un massimo di 683. Fatto sta che i Sabini, i padri delle ragazze, vengono disarmati e rimandati a casa, ma torneranno presto per riprendersi le loro figlie. I romani stanno là, su Palatino, mentre i Sabini invece si sono impadroniti del Campidoglio, qui sotto. Le battaglie si svolgono in mezzo, nella Valle del Foro, e hanno un esito alterno. Alla fine però i combattimenti vengono interrotti proprio dalle ragazze Sabine, che nel frattempo sono diventate mogli e madri di romani. Le figlie dei Sabini arrivarono correndo da ogni parte, con urla e lamenti, attraverso gli uomini armati e i cadaveri. Rivolte ai loro mariti, ai loro padri, alcune portavano con sé i bambini e chiamavano con nomi affettuosi ora i Sabini, ora i Romani. Allora tutti e due gli eserciti furono mossi a compassione. Questo gesto delle donne Sabine riporta la pace e sancisce la creazione di nuove famiglie. In pratica è l'atto conclusivo della fondazione di Roma e di un nuovo popolo. Pensò allora che l'offesa recata ai Sabini, una volta che avessero avuto le donne come ostaggi, in un certo senso avrebbe dato origine ad una fusione e ad una unione con essi.